tantissima gente questa sera a Calice. Sì, devo dire che come potete vedere c'è tanta gente, per noi questa è una grande soddisfazione, perché passare una serata di questo tipo con tanta gente vuol dire che tanti apprezzano la location prima di tutto, e anche i produttori e tutto lo spettacolo e tutto ciò che riguarda Calici, per cui ci sono tante cose che si possono degustare, tanti alimenti, tanti vino di diverse cantine e produttori canavesani, e poi c'è la parte di spettacolo, e poi la cosa più bella di Calici è proprio il momento del convivium, quindi le persone che si incontrano, i produttori che si permette di creare una sinergia, no? tra anche produttori locali, per cui noi quando vediamo tutte queste persone che passano con noi la serata, per noi questa è già una grande soddisfazione. Un grande evento, un evento importante di rilievo che coinvolge tutto il paese, tutto il canavese e anche fuori territorio. È impegnativo per organizzarlo? Sì, abbastanza impegnativo, per cui diciamo che l'organizzazione di Calici parte, diciamo abbiamo da luglio 2 mesi di stop e poi si ricomincia a parlare, a organizzare Calici, si cerca sempre, ovviamente tutti gli anni qualche errorino c'è, però cerchiamo ogni anno di migliorarci, e dopo 8 edizioni devo dire che diciamo che ce la mettiamo tutta e continueremo a mettercela tutta, però le cose si vedono, ecco, e quindi noi anche per questo siamo contenti. Adesso aspettiamo la nuova edizione? Esatto, quindi la nuova edizione, poi c'è in cantiere anche si sta pensando a un Calici Winter, chiamiamolo così, è in cantiere, per cui è tutto ancora da organizzare, però ci proviamo, ecco. Una serata stupenda che supera tutte le aspettative. Sì, assolutamente, la serata è iniziata da meno di 2 ore, ma è prima ancora che aprissero i varchi avevamo già la coda di persone che non vedevano l'ora di entrare a Calici. Sono molto soddisfatto perché dopo tantissimo lavoro e dopo insomma un'ultima giornata veramente impegnativa per allestire tutta la piazza, vedere così tanta gente che è contenta di trascorrere questa serata con noi, per noi è veramente molto gratificante. Come dicevo, la serata sta andando al meglio, la gente sta continuando a confluire in Piazza Castello, sono iniziati anche gli spettacoli, in questo momento c'è un DJ set di sottofondo e tra poco partirà l'evento principale, che è il concerto della Sweet Life Society, e nel frattempo le persone stanno passeggiando tranquillamente, chiacchierando e degustando i vini locali e tutti i nostri prodotti che sono qui con i loro produttori, ospiti di Calici. E sicuramente state già pensando all'edizione del prossimo anno, che seguirà sempre questa formula, visto che è una formula vincente. Beh, diciamo che squadra che vince non si cambia, quindi sicuramente esisterà un Calici 2024, avremo ovviamente tempo di pensarci, perché effettivamente Calici è una manifestazione talmente importante che si lavora per molti mesi, quindi faremo passare l'estate e dopodiché si inizierà a pensare all'edizione 2024.
Yeah.